Allora, mister, è arrivata la prima vittoria fuori casa, chiaramente grande soddisfazione e grandi iniezioni di fiducia, direi. Sì, speriamo. Speriamo che ci serva per poter proseguire. Io penso che, come vi ho detto un po' dopo post partita, dopo quello che era successo la settimana scorsa e per come si erano messe le cose dopo forse neanche un minuto, c'è stata una grande reazione, penso, da parte dei ragazzi. E io ho visto questo, la voglia proprio di voler recuperare e ribaltare, perché poi una volta fatto il pareggio c'era subito la voglia di ricominciare di nuovo la partita per proseguirla, no? E per cui c'è soddisfazione per questo. Le circostanze diciamo ci hanno dato un po' una mano per l'espulsione, a cui ci siamo però guadagnati noi, perché è giusto dirlo, no? Perché sì, un conto è un giocatore che si va a buttare fuori magari per un brutto fallo. Penso che da subito ci sia stata quella reazione giusta e positiva da parte della squadra, perché abbiamo, non dico creato due palle gol, però due situazioni pericolose da subito, e su una di queste Testini se l'aveva già stoppata, era davanti al portiere da solo, per cui non so poi se avesse comunque fatto gol o meno, però giustamente è stato uno sviluppo di una giocata cercata e voluta, ecco. Ecco, hai un po' la percezione che questa partita, anche proprio in funzione di quello che è avvenuto la settimana scorsa, eccetera, abbia un po' anche la funzione della svolta, anche per come c'è stata appunto questa reazione? Spero, io l'ho detto subito, e spero vivamente che non serva per gustarsi i tre punti o per vivere la settimana tranquilla, ma che veramente ci debba far riflettere e debba essere... non dico la prima pietra, perché penso che di pietre ne erano già state messe prima, ma che possa essere così il fatto di aver ultimato questa piattaforma, che ci possa dare la spinta giusta. Cioè, però hai visto una coesione del gruppo. Ho capito adesso quello che vuoi dire. Per come si era messa subito e il fatto che ci sia stata una reazione forte, sì. Penso di sì. Spero vivamente di sì, insomma. Diciamo che l'abbiamo notato quando i ragazzi festeggiavano il gol. Credo che siano cose che si notano, no? Quando c'è voglia di... quando si festeggia così, vuol dire che c'è voglia di... Sì, io non so se ho una microspia o una cimice, ma alla fine della partita loro ho detto questo. No, ma è sembrato anche a tutti noi, cioè da guardare da sopra, insomma. C'era la gioia unita a una tensione, una cattiveria che io ho già visto altre volte da altre parti in altri anni, ma sinonimo di grande squadra, sinonimo di grande gruppo. Per cui è vero, la partecipazione da parte di tutti, della panchina stessa, che non, io sono stato richiamato perché non volevano più giocatori dentro al campo, per cui c'era la partecipazione totale da parte di tutti, dal primo all'ultimo. Per cui speriamo ovviamente che serva per fortificare ancora di più quelli che sono i nostri intendimenti. Domani Coppa Italia, sì. Ti viene tra due partite, forse era forse il momento più sbagliato per la Coppa, o già che c'è ne approfitti, sì, per fare turnover? No, non è che ne approfitto, intanto, no, ma può anche essere una scelta ponderata, cioè sì. Subire gli eventi, ma secondo me questo è un evento positivo, perché lo Spezia dall'inizio si è conquistato questa partita qui e ha tutta l'intenzione di proseguire. Non vogliamo fermarci al Cuneo, per cui poi che siano i momenti o cosa, io posso anche dire che diamo seguito anche con la Coppa Italia, perché penso che poi le partite positive, le vittorie, cosa, ti aiutino nella crescita globale e anche costante. Per cui, indipendentemente poi da chi scenderà in campo domani, io penso che noi vogliamo passare il turno per poi andare ad affrontare, non so quando, a gennaio penso, le altre partite che si presenteranno.
È anche vero che qualche cambio lo farò, ma non per preservare giocatori o qualcuno in funzione di lunedì, perché penso che sia corretto fare questo, che sia una dimostrazione di fiducia che ripongo nella squadra, e sia una partita che possa mantenere anche una buona condizione a quelli che magari fino adesso hanno giocato leggermente meno, per cui ci sono tanti componenti, ma non per questo non voglio assolutamente che venga, ed è per questo che non assolutamente non voglio che venga sottovalutato l'evento, la partita. Anche perché poi affrontiamo un avversario che non è proprio l'avversario, è tosto. Una squadra viene oggi mi è arrivata la reazione perché ho mandato qualcuno a Treviso proprio perché non mi va di sottovalutare nessuno, è giusto che abbiamo delle nozioni su qualsiasi avversario che andiamo ad affrontare, in qualsiasi competizione. È una squadra che sta lottando per vincere il girone della propria categoria, ha fatto un'ottima vittoria su un campo difficilissimo domenica a Treviso, per cui hanno giocatori importanti. Varì che mi sembra abbia giocato qua anche, no? Fantini, per cui giocatori esperti, bravi, quindi cercheremo di prepararla al meglio. Ecco, tornando un po' invece all'assetto di domenica, questo 4-3-3 che hai fatto, ti dispiace un pochino sicuramente dover rivedere qualcosa anche soprattutto come uomini, visto che te ne mancherà tre fondamentali, comunque tre importanti per questa squadra. In funzione di lunedì? Certo. Sì e no. Sì e no, perché io ho detto che in questa squadra ci sono giocatori che mi permettono di poter scegliere. Domenica avevo di nuovo a disposizione Carobbio, avevo dei centrocampisti e comunque ne avevo altri a disposizione per eventuali necessità, ero a corto di attaccanti, per cui ogni settimana cambiano delle certe dinamiche. Per domenica prossima è vero, tre sicuramente non ci saranno perché saranno squalificati. Cercheremo di impostare qualcosa che possa nello stesso tempo si superi le nostre assenze, ma anche cercare di mettere in difficoltà l'avversario. Ecco, sempre sul discorso tattico, ma anche una piccola rivincita da parte tua, perché bene o male, insomma, sei stato a volte diciamo criticato, insomma, un modulo che ha funzionato perfettamente. Sì, sì, ma non penso che ti ringrazio dell'assist. No, nessuna rivincita, ma perché io ve l'avevo detto, avevo cambiato una volta solo, non è che dovevo convincere qualcuno del contrario, basta andare a leggere o rivedere le partite, per cui no, io penso che sia stata una scelta dettata dalla situazione che si era creata anche prima della partita, no? Perché pensavo di avere Mora a disposizione e poi non ce l'avevo, per cui, per fare un esempio, no? Il centrocampo 3 l'abbiamo già provato anche in allenamento, magari quando nessuno riesce a vederci, per cui no, assolutamente, io sinceramente lo trovo un punto di forza di una squadra, avere la possibilità di potersi adattare, e non lo trovo, non la trovo come confusione, non la trovo assolutamente, sono delle cose che noi proviamo comunque. Non farò mai una scelta alla domenica su un modulo tattico non provato in allenamento. Peraltro, avendo anche Mora a disposizione, che sicuramente ha più spinta offensiva rispetto a Ferrini, proprio questo modulo permetterebbe anche ai terzini. Sì, ma Mora non c'è a disposizione, per cui no, quando sarà. Ah, in futuro! Parliamo del futuro. Speriamo, aspettiamo, prossimo, nel senso aspettiamo, che, Mora aspettiamo cambia, che sia Mora neanche domani, prossimo. Neanche domani lo butti dentro. No, pezzo, no, domani ci sarà sicuramente. Ecco, hai visto? Quindi stai a me. Ci sarà. Va bene.
Sì, si sono avute delle palle gol, delle situazioni dove potevamo chiuderla e quando abbiamo subito la punizione al 95esimo a me è tornato in mente a Binoleffe Grosseto dell'anno scorso, dove stavamo vincendo 1-0 e al 95esimo c'è stata una punizione al limite dell'area, che poi ci sono state due espulsioni e cose, hanno battuto al 97esimo e hanno fatto gol e l'arbitro ha fischiato la fine, per cui dovremmo sì essere più bravi per cercare di non arrivare al limite. La squadra è rimasta più compatta, come aveva chiesto settimana scorsa, rispetto ai secondi tempi in cui a volte sprecavamo magari dei vantaggi allungandoci. Sì, allungandoci e permettendo forse anche all'avversario di permettendo all'avversario campo, no? Permettere all'avversario di schiacciarci leggermente troppo verso la nostra area di rigore, cosa che non è successa domenica, anzi devo dire che poi quasi tutte le occasioni sono avvenute su ripartenze nostre, significa che la squadra con i quattro centrocampisti era più alta e siamo riusciti poi ad arrivare anche fino in fondo. Per cui penso che ci sia stato un miglioramento rispetto anche ai 7 giorni precedenti, quando anche con il Barletta, nonostante fossimo in vantaggio, non siamo riusciti a mantenere le giuste distanze. Anche fisicamente. Tra i reparti. Credo che lo Spezia, almeno nel finale, fosse sicuramente più in palla del. Sì, io non penso che nell'arco di 7 giorni si possa migliorare o peggiorare di tanto la condizione fisica. Devo dire che forse c'era un discorso psicologico e tattico. Buzzegoli ti può fare il carobbio? Buzzegoli mi può fare il carobbio, io penso di sì. Buzzegoli ha delle qualità che mi può fare anche il trequartista. Può fare il centrocampista di un centrocampo a 4, può fare il centrocampista di un centrocampo a 3, sia interno che davanti alla difesa, il pivot. Per cui io penso che Buzzegoli possa fare tutti i ruoli di un centrocampo. Proprio in ottica prossima partita anche quello. Gentili domani gioca finalmente. Gentili mi piacerebbe molto farlo giocare domani. Ma c'è un pezzo, quello lo so. Devo valutare bene perché penso di non dire una bestemmia se dico che Gentili una partita sulle gambe non ce l'ha, ma per ovvi motivi. Per cui però mi piacerebbe molto, adesso non so se farlo partire dall'inizio, dall'inizio o metterlo dentro dopo. Ok, è così. Grazie. Grazie a voi. Grazie.